L'illuminazione pubblica della città fanese è svolta verso la tecnologia moderna a LED. Il Comune di Fano, in collaborazione con ASET SPA, ha presentato nella giornata di ieri il nuovo progetto che prevede la sostituzione di 9200 corpi illuminanti di vecchia generazione, ovvero quelli a sodio ad alta pressione di colore giallo-arancione, con lampioni a LED a luce bianca. Questa riqualificazione rappresenta una risposta al caro energia con un risparmio stimato del 43%. I tempi previsti di realizzazione sono tra i 15 e i 16 mesi. Al contempo però implementare anche l'architettura del sistema di telecontrollo che è già in essere nell'impianto cittadino, che ci consentirà, oltre alla possibilità di verificare lo stato di ciascun punto luce, anche di procedere a riduzioni di flusso, di potenza. E in questa fase in cui il prezzo dell'energia elettrica sta subendo variazioni davvero importanti, con oscillazioni che mettono anche a rischio il bilancio delle amministrazioni comunali, questo sistema intelligente ci consentirà eventuali azioni sia di spegnimento se autorizzate, ma anche di riduzione di potenza. Il progetto prevede la sostituzione di circa 9000 punti luce, quindi con una riduzione di consumo ipotizzato sull'arco annuale del 43%, quindi andremo a risparmiare circa 2 milioni di kilowattora all'anno, quindi un numero davvero importante che ci consentirà di finanziare un investimento di circa 3 milioni e mezzo di euro. L'intervento prevede la sostituzione di tutti i corpi illuminanti, cioè la struttura resta la medesima. Dentro, per parlare in maniera molto semplice, le lampade vengono sostituite e vengono inserite le lampade a LED, quindi lampade a incandescenza vengono sostituite con lampade a LED. Il tutto consuma molto meno energia elettrica ed è assolutamente non inquinante, perché tutti i tipi di lampade ad incandescenza che avevamo prima comunque avevano anche un problema dal punto di vista ambientale nel caso di rottura. Qui c'è la sostanza, qui ci sono i metri cubi di CO2 risparmiati, qui abbiamo un reale efficientamento. La cosa importante e che non dobbiamo dimenticare è che l'intervento di ASET prevede una strumentazione all'avanguardia, importantissimo per il comune, ma non solo, prevede anche un sistema di monitoraggio e controllo. Questo ci può portare a mettere in campo delle politiche di gestione della risorsa e dell'illuminazione che saranno fondamentali in caso di un eventuale nuovo aumento dei prezzi dell'energia elettrica.